Ciao a tutti e benvenuti nel mio ufficio, o meglio, diciamo, nella porzione di ufficio che mi compete. Oggi siamo qui non perché vi voglio illustrare tutte, diciamo, le cianfrusaglie che ci sono sulla mia scrivania, ma in particolare il monitor che utilizzo ogni giorno per lavorare. Vi spiegherò ovviamente qual è, perché l'ho scelto e come, secondo me, andrebbe scelto un monitor per l'ufficio. Allora, lui si chiama U3277PVQU, scusate, ma le sigle le devo ancora leggere. È un monitor da 32 pollici 4K di AOC. Ma prima di arrivare a queste cose, ci sono in realtà altre motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questo monitor, ovvero come deve essere secondo me un monitor per l'ufficio. Anzitutto deve avere una base stabile. Vedete, questa qui non è particolarmente magari bella a vedersi, ma è ampia, ben piazzata al suolo. Vi assicurerà quantomeno una buona stabilità del monitor sulla vostra scrivania, che è secondo me la prima cosa. Altro fattore importante: il monitor per l'ufficio deve essere regolabile un po' in tutti i versi, in altezza, in inclinazione, in rotazione, perché poi magari lo potete a volte anche usare verticalmente in accoppiata magari ad un altro monitor orizzontale. Quindi insomma deve essere in grado di muoversi in tutte le direzioni, e questo qui ovviamente ne è in grado. Un altro particolare, secondo me, un po' sottovalutato è la presenza o meno di un hub USB, e qui ovviamente c'è. Abbiamo quattro porte, due USB 2.0, due USB 3.0, delle quali una di queste ultime due è anche compatibile con la ricarica rapida, quindi è utile per il fatto che potete collegare vari dispositivi direttamente al hub. E poi magari con un unico cavo arrivare fino al vostro computer. In questo modo, tastiera, mouse, ma anche appunto dispositivi di ricarica, parlavo prima della ricarica veloce, possono essere tutti a portata di mano vicino al monitor. Solitamente il PC, che sia un portatile o un fisso, si troverà più lontano e quindi magari più difficilmente raggiungibile. È una piccola comodità in più che non sempre torna utile, ma che la volta in cui ne avete bisogno fa comodo avere. Un'altra cosa che un buon monitor da ufficio deve avere è un buon numero di porte sul retro. Non sono mai abbastanza, qui ce ne sono abbastanza, ma potevano essercene anche di più. Abbiamo una VGA, una DVI, una DisplayPort 1.2 e una HDMI 2.0. E sottolineo il fatto che l'HDMI sia una 2.0 perché è importante per avere output 4K a 60 Hz. L'HDMI 1.4 infatti si ferma a 30 Hz, e lavorare tutto il giorno con uno schermo a 30 Hz non è assolutamente consigliato, ma non ve lo consiglierei comunque nemmeno per l'utilizzo casalingo. Quindi è importante, quando comprate un monitor in 4K, controllare sempre che la porta HDMI sia una 2.0. Ok, ma allora perché uno schermo 4K? Beh, intanto perché il portatile che uso collegato a questo monitor ha uno schermo 4K, e non è tanto per un fatto di uniformità, ma Windows non gestisce comunque mai troppo bene il passaggio da una risoluzione all'altra. Quando scollegate il portatile da questo monitor, spesso dovrete disconnettervi perché, se no, alcuni programmi rischiano di essere sovradimensionati o sottodimensionati a seconda dei casi. È un limite che Windows si porta dietro da tanti anni. Gli ultimi aggiornamenti dovevano aver risolto questa scarsa capacità di gestire il passaggio da una risoluzione all'altra, ma ancora così non è. Quindi, col fatto di avere due pannelli con la stessa risoluzione, mi assicuro il fatto che una volta che io vado a scollegare il cavo per l'uscita video del portatile, in questo modo sono tranquillo e posso continuare a lavorare senza dover scollegarmi e riaccedere nuovamente a Windows. 4K poi perché, dovendoci lavorare magari 8, 9, 10 ore al giorno, sì, lavoro parecchio, sono uno stacanovista, è più riposante oggettivamente. Vedete la differenza proprio ad occhio nudo: i caratteri sono più definiti, più leggibili. È un monitor che si presta appunto all'utilizzo continuativo tutti i giorni, tante ore al giorno. È una cosa importante perché tutte le abitudini che facciamo quotidianamente sono la classica acqua cheta che rovina i ponti, come si suol dire, quindi dovete pretendere il massimo della comodità per i vostri occhi. Il pannello scelto da AOC in questo caso è un MVA. Gli MVA sono quei pannelli che cercano, diciamo, di accontentare un po' tutti. Non hanno un vero e proprio punto di eccellenza, hanno dei buoni angoli di visione, magari non proprio al pari di un IPS, anche se comunque monitor da scrivania l'utilizzo è nettamente prevalente quello dritto proprio davanti a lui. A questo proposito, prima che mi dimentichi, la cosa che un po' mi è mancata in un 32 pollici, che è comunque grande effettivamente, è il fatto che non fosse un po' curvo, perché vedete la grandezza di questa scrivania, che è, boh, diciamo, nello standard ce ne sono senz'altro di più grandi, ma non è comunque nemmeno delle più piccole. Ve lo colloca tutto sommato vicino a voi che lo andrete ad utilizzare. E devo dire che, quando ho provato dei pannelli curvi, da questa distanza ne ho sentito effettivamente il beneficio. Questo, essendo piatto,
elimina magari un po' quei riflessi, quegli aloni che a volte possono avere certi monitor curvi, però lo rende un pelino più scomodo nella visione, soprattutto ai margini. Dicevo dell'MVA, comunque abbastanza buoni gli angoli di visione, abbastanza buoni ormai anche i tempi di risposta, in questo caso sono 4 millisecondi, non è certo il tempo indicato per un monitor per gamer incalliti, ma stiamo parlando di un monitor per ufficio, quindi va benissimo. Buona, devo dire, anche la riproduzione dei colori. Di fabbrica, per la verità, questo pannello esce calibrato un pochino malino, ha dei bei neri veramente molto molto intensi, una cosa che io apprezzo tantissimo. I pannelli che hanno dei neri intensi, perché se c'è una cosa che non mi piace sono i neri appunto un po' slavati. Già sui bianchi siamo un pochino oltre la soglia di tolleranza. Se andiamo a vedere poi altri colori fondamentali come il magenta 3.1, il blu 2.9, che tutto sommato non è malino, il ciano 4.1 invece è decisamente più alto, ancora più alto il verde a 5.2, il rosso 3.9, insomma ne azzecca pochi, e vedete che infatti un po' lungo tutto lo spettro, chi più chi meno, la calibrazione non è certo delle più precise. Tenete conto che oltre il 3 già inizia a essere abbastanza sballato, insomma la media è 6,2, non è delle migliori, lo vedete anche rappresentato qua graficamente. Al di là di questo discorso sulla precisione del colore, che magari non piacerà a chi voglia lavorare di grafica, ma del resto questo non è nemmeno un pannello pensato particolarmente per l'utilizzo fotografico, per il resto va bene, la luminosità massima è di circa 300 nit, che per l'utilizzo interno, insomma indoor ovviamente, va benissimo, anzi vi consiglio di tenerla decisamente più bassa di così per non affaticare troppo gli occhi. Ecco, a questo proposito manca magari una modalità nativa per il filtro luce blu, che ormai è una cosa che nell'utilizzo da ufficio, devo dire, è piuttosto comune, peccato non averla trovata su questo modello. C'è in compenso la possibilità di utilizzare il picture in picture, che tutto sommato su un monitor di queste dimensioni ogni tanto può anche fare comodo. Non vi ho specificato tra l'altro che la porta HDMI supporta anche l'MHL, quindi una cosa molto buona per noi che lavoriamo molto con gli smartphone, poter collegare quelli che lo supportano, appunto i telefoni, direttamente al monitor, magari appunto proprio in picture in picture. Ci sono anche due speaker inclusi, i classici due speaker da 3 watt, andiamo oltre. Le varie impostazioni del monitor infine si regolano tramite 4 pulsanti qua posti in basso a destra, con relativi controlli on screen nella parte bassa, come ho già visto su tanti altri monitor di AOC. Non mi fa impazzire l'utilizzo proprio di 4 pulsanti, che a volte diventa un po' complicato, preferivo magari un joystick che a volte viene montato sul retro o qualche altro tipo di soluzione un pochino meno elaborata, ma insomma non è che starete tutti i giorni a variare le impostazioni del monitor. E infine veniamo al prezzo. Al momento su Amazon lo potete trovare a 400-430 euro a seconda delle magari piccole varianti che ci sono. Non è una cifra malvagia per un monitor di queste dimensioni, 4K come abbiamo detto, con tutte le comodità da ufficio che abbiamo detto, anzi direi che tutto sommato è un prezzo piuttosto aggressivo. Ovviamente il mercato dei monitor poi è sempre più combattuto in queste fasce di prezzo, per certi versi intermedie, quindi magari occhio alle offerte se ce ne fossero. Come sempre ve le segnaleremo nelle nostre quotidiane rassegne relative ad Amazon, ma non solo. Siamo arrivati come sempre in fondo al video. Io vi ricordo, se ci state seguendo da YouTube, che a questo punto mi piacerebbe che faceste un like se il video vi è piaciuto e che lasciaste un commento, ma se anche non vi fosse piaciuto ovviamente fate pure dislike, ma fatemi sapere come mai, sempre nella sezione dei commenti. Un saluto e alla prossima.